cari MTIers, il nostro padrone di casa YouTube ha deciso di cambiare alcune regole relative alla pubblicità. Andiamo quindi a scoprire quali. Dopo l'Adpocalypse è venuto il momento della Ads Invasion. Infatti, con una email di qualche giorno fa, YouTube ha chiarito alcuni cambiamenti che, sottolinea, non modificheranno molto l'esperienza dell'utente normale, ma ho i miei dubbi. Prima di parlare quindi, è il caso di spiegare la situazione fino ad oggi per le due tipologie di utilizzatori di YouTube, i fruitori, voi, e i creatori, io, per esempio. Partiamo dai creatori, che sono quelli più colpiti da questa scelta di YouTube. Al mio livello, fino ad ora e col canale non monetizzabile, non si avevano introiti da pubblicità, poiché i video sono esenti dagli ads, a prescindere. Solo in alcuni casi, se si usano canzoni terze, i video di questi piccoli creatori sono monetizzati da chi detiene il diritto musicale. Non approfondisco, ma sappiate che ci sono vere e proprie truffe su YouTube legate al diritto d'autore musicale, e meriterebbe questo un video a parte, ma non divaghiamo ora. Parlando invece dei grandi creatori, fino ad ora potevano decidere se monetizzare o meno i loro video, ma al tempo stesso YouTube poteva decidere se monetizzarli o meno a seconda dei suoi criteri. Ma da oggi tutto cambia e la pubblicità potrà essere ovunque. Infatti YouTube si riserva il diritto di mettere in qualsiasi video di qualsiasi creatore la pubblicità nella quantità che ritiene opportuna. Quindi ora i piccoli creatori potranno avere i loro video con delle pubblicità, ma senza ricevere alcun introito, e i creatori avranno i loro video con le pubblicità, ma potrebbero non percepire gli introiti se YouTube non li ritiene monetizzabili. In questo caso magari non ci saranno nemmeno le pubblicità, ma non è detto. Adesso veniamo a voi fruitori. Cosa cambia per voi? Inutile girarci intorno. Prima io mi godevo i piccoli canali perché erano esenti da pubblicità, ma ora si potrà trovare pubblicità anche su video di canali molto piccoli, se per esempio avranno un target mirato con quello dell'utente. Non so se avete notato, poiché negli ultimi mesi il numero delle ads è notevolmente aumentato. Mi spiace doverlo dire, anche se capisco le esigenze economiche di YouTube, visto quanto ci si carica ogni giorno, ma questa invasione di pubblicità potrebbe provocare dei cali di visione da parte di molti fruitori e un conseguente calo degli introiti da parte di quei creatori che hanno i loro video monetizzabili. Ora potrebbe venirci in mente di dire basta YouTube e passare ad altra piattaforma, ma ha senso farlo? Assolutamente no! YouTube ha l'ecosistema più ampio e florido e nessun concorrente reale. L'unica cosa che possiamo fare come fruitori è adeguarci e sperare che non ci metta una pubblicità ogni 10-20 secondi per ogni 2 o 3 minuti. Da creatore invece sono seccato, ma non posso farci nulla, mi spiace solo se voi che mi seguite vi troverete delle pubblicità senza il pensiero consolatorio che almeno qualche microcentesimo mi sarebbe arrivato. Ricordatevi il mi piace di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina. Grazie per i vostri commenti e per le vostre condivisioni. Noi ci si vede al prossimo video o alla prossima live. Ciao!